Voilà, ciao ciao, vediamo se riesco a capirci qualcosa. Eccoli, ciao Giancarlo. Giancarlo, tu sei il primo, mi vedi e mi senti, immagino. Facebook user, quindi sappiate che io non, quando voi non fate l'iscrizione a StreamYard non vedo chi siete e tutto quanto. Ok, però abbiamo la conferma che ci siete, che mi vedete. Giulia, ciao. Giovanna, ciao. Quanti? Madonna mia, Madonna! Oh, ma vi sono un po' mancato? Dai, vi sono un po' mancato. Voi mi siete... Tu capo, non io. Mi siete mancati voi. Stavo meglio in vacanza, però mi siete comunque mancati. Aspettate che c'ho sempre l'amica qua. Com'è andata allora, ragazzi? Cosa mi raccontate? Aspetta che ci giriamo, che così magari sono un po' più... Tac, mi vedete un po' così. Giorgia in regia, Giorgia è il capo, Giancarlo, lei, senza di lei sai che si ferma tutto, almeno da parte mia perché la metà delle cose io non le so fare, se non ci fosse lei dovrebbero fargli una statuetta, sai com'è il pensionato che guarda i lavori in corso, ecco, dovrebbero fare Mini Jo, no, Mini Jo non si può usare trademark, la Mini Giorgia che vigila su tutto. Ragazzi, innanzitutto, buon caffè a tutti. Poi Santa Giorgia, lo sapete, quindi ma contiamo questa forma in gamma. Ciao, ciao. Mi dispiace che non vedo i nomi di alcuni di voi, però abbiamo tante robe, quindi io direi subito di partire. Allora, come avevo detto, il contest, è stato un successone. Non, sinceramente non immaginavo tanta partecipazione perché dovendo fare delle azioni immaginavo che la partecipazione fosse un pochino minore. Invece, per fortuna, è andata molto bene. Ma io non vi dirò chi sono le tre persone che vincono il contest, o perlomeno non vi darò l'ordine, chi è arrivato primo, secondo e terzo, perché lo trovo poco elegante. Però vi dirò chi sono, magari facciamo uno all'inizio, uno a metà e uno alla fine. Poi, cosa dirvi? Abbiamo tante robe da trattare. Oggi mi avete mandato un po' di messaggi, un po' strano. Vi rinnovo sempre l'invito a usare il gruppo perché... Se mandate un messaggio privato a me, molto probabilmente la risposta, se vi arriva dopo qualche giorno. Non è cattiveria, ma chi mi è più vicino può constatare che nel mio telefono arrivano circa 50 messaggi all'ora, 50 messaggi ogni singola ora. Se mettete WhatsApp, Telegram, Facebook, le chiamate, tutto quanto, capite che per me diventa impossibile gestirlo. Questo è un invito che rivolgo a usare il gruppo invece dei contatti privati anche per gli altri che danno una mano nel gruppo. Ormai siete in tantissimi che potete essere parte integrante del gruppo perché siete molto più attivi di me a volte. E quindi aspettate, muoio e torno. Dicevo, siete molto più attivi voi di me. Quindi dovreste essere voi i proprietari dei gruppi qua e fare tutto. Però cercate di evitare i messaggi privati, perché è meglio. Hai ragione, Giancarlo. Sì, da adesso ti vedo. Adesso ti vedo. Quindi, dai, partiamo subito. Il primo del contest, non si parla di estrazione, ma vi ribadisco soltanto quali erano le regole. Bisognava taggare delle persone e ricevere più interazioni, quindi like o commenti. E chi avrebbe avuto la maggior partecipazione al suo post avrebbe vinto. Come avevo detto, non mi va di dire primo, secondo e terzo, però i tre estratti tra questa cernita che hanno eseguito tutte le operazioni. E me ne do uno lo diamo a metà, uno lo diamo alla fine. Il primo che diamo Giulia Dal Molin. Giulia, oltre ad averci fatto insieme al compagno il post su Flazio, il sistema per costruire i mini siti internet, vi fa vedere che è una persona molto attiva e questo le ha dato modo di essere tra i premiati. Apro una piccola parentesi, in tanti, ma veramente in tanti, siete andati vicinissimo alle cose. C'è chi si è scordato, ad esempio, di mettere la privacy pubblica e ha lavorato un casino con privacy privata. Oppure c'è chi ha avuto tanto successo, ma poca interazione. E come in tutte le cose, bisogna fare una scelta
e la scelta, avevo dato due regoline appunto per evitare che le scelte diventassero, oh figa, che bella sta roba. Questa immagino Gio che l'hai fatta tu, vero? Cioè che è diventato lungo così. Sì, per forza, perché io non ho fatto niente, c'erano i qua. Quindi vedete, anche queste robe qui non le ho fatte io. Dicevo, è una persona che è sempre molto attiva e quindi è giusto secondo me che sia tra coloro che hanno vinto. Vi do anche le regole che non avevo ancora diffuso, ma che forse sono carine da sapere per tutti quanti. Creeremo un gruppo WhatsApp dove saremo in 4, in 5, dipende chi convinco a entrare oltre ai tre premiati. E su questo gruppo andremo a lavorare a stretto contatto nel giro di breve tempo, nel giro di 3-4 giorni. Ci sentiamo, compiamo delle azioni insieme, vediamo cosa succede in un mesetto e mi farebbe piacere che magari settimanalmente i premiati dicessero sul gruppo come si trovano, naturalmente senza dire cosa è successo o cosa stiamo facendo, però le loro impressioni, se la cosa va bene, non va bene, tutto quanto. Poi, ragazzi, bisogna prepararsi per uno di quelli che secondo me è il periodo più caldo dell'anno per il low content. Secondo me, e ve lo dico per cognizione di causa, il più caldo in assoluto è il periodo di Natale. Poi, a differenza dei libri full content, noi non abbiamo un grosso calo come nei full content, appunto. Noi viaggiamo sempre su una buona media di vendite. È inevitabile che però sotto Natale abbiamo veramente, veramente tante possibilità. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che dovete iniziare a lavorare, pianificare bene quello che volete fare a livello di prodotto, a livello di keyword e a livello di costruzione del vostro brand. La costruzione del vostro brand sotto Natale diventa ancora più importante. Perché? Perché chi cerca il libro su Babbo Natale con la panza da colorare, magari vedendo dello stesso brand Babbo Natale magro da colorare, gli viene in mente di comprare un altro libro. E questo fa in modo che noi possiamo sfruttare meglio i nostri prodotti, sfruttare tutto l'introito, tutto il volano che si va a creare e ci dà una bella spinta. Oltre a questo abbiamo il Black Friday. Non sono un fautore del Black Friday, o perlomeno. Nel Black Friday indiscutibilmente qualche vendita in più si fa. Non mi sento però di dirvi che Black Friday è l'occasione che non potete perdere, anzi, se volete far fare una copertina o un libro, approfittatene perché nel Black Friday si vende. No, non è così. Black Friday è sicuramente una spinta, un periodo che ci dà una spinta perché si crea tanto, tanto movimento attorno. Non penso che sia il caso di investire economicamente in produzione diversa da quella che già stiamo facendo. Nel senso, sicuramente venderete di più se avete dei prodotti validi, però non è come ve la raccontano, almeno secondo me, è il mio parere, poi io come al solito posso sbagliare. Un'altra cosa che volevo dirvi è che dovete iniziare a pensare, adesso sono passati 6 mesi, ragazzi, quindi mi sembra il minimo, che iniziamo a chiarirci. Se qualcuno non si sente portato a lavorare, perché è inevitabile e indiscutibile il fatto che con il low content dovete lavorare, non potete delegare la scrittura del libro, non potete delegare tante cose, quindi un po' di lavoro in più c'è. Dall'altra parte della bilancia abbiamo il fatto che non spendiamo soldi perché lo facciamo noi. Se qualcuno non si trova bene, non è contento o non vuole applicarsi, piuttosto che perdere del tempo, il mio consiglio è di uscire dal gruppo e ci rivediamo quando avrà il tempo, quando sarà pronto a investire del suo tempo, delle sue risorse. Perché? Perché questo fa in modo di ottimizzare sempre il processo. Non voglio che voi inseguiate. Gli americani dicono esiste una roba che loro chiamano la sindrome dell'oggetto luccicante. Non voglio che vi facciate abbagliare dal low content se non siete pronti a metterci del vostro. Continuo a ripetervi: Madonna, io ce la faccio uguale veramente, ragazzi. O è la telecamera, non la faccio. Ce la faccio con questa forma io. Boh. Non voglio che rimaniate attaccati a qualcosa che però non vi va di fare, perché non vi piace, perché vi stressa, perché per qualunque motivo. Preferisco che dedichiate il vostro tempo, le vostre risorse a qualcos'altro. Tanto, nel momento in cui volete rientrare o che altro, ci salutiamo
e siete benvenuti sempre. Questo perché? Perché mi piacerebbe che tutti aveste dei risultati. Devo dire che persone che sono rimaste deluse fino a questo momento non ce n'è. Però ci sono delle persone che io vedo che si sbattono un casino, ma i risultati che hanno sono pochi. Quindi vuol dire che quel tipo di sbattimento che stanno facendo non è adeguato, è soltanto scorretto per la produzione dei low content. E questo capite che mi dà, non mi fa contento, perché quando vedo una persona che si impegna, che si mette del suo, che ci mette dell'impegno e tutto quanto, e non ha il risultato, mi piacerebbe provare a dargli una mano diversamente. La cosa però diventa impossibile. Io continuo a pensarci, ma non trovo il modo. Quindi, finita questa parentesi, direi, se volete possiamo parlare di qualche domanda, rispondere a qualche domanda, e dopodiché entriamo più nello specifico di che cosa dobbiamo fare per arrivare a fine Natale. Che dite? Dai, iniziamo con una domandina. Allora, una ve la dico io perché mi è arrivata in privato, non l'ho letta, ma sapete sopra quando appare l'anteprima l'ho intravista. Mi sembra si chiami Daniele, quello che me l'ha fatta. Mi ha detto che in altri gruppi c'è una discussione in corso riguardo un bug di KDP, che è quello di lanciare un libro a prezzo basso, portarlo a 14,90 e aspettare che KDP ci dia il price strike, lo sconto dove noi percepiamo le royalty complete, però il cliente finale lo paga meno. Allora, come sempre vi dico, quello che fanno negli altri gruppi non mi interessa. Primo perché se non sono cose che ho provato io direttamente non mi va di parlarne. Secondo perché penso che ognuno di coloro che fa formazione ci mette dell'impegno, è giusto che si assuma quello che fa, quello che dice e tutto quanto. Riguardo a questa cosa però, siccome era già stata affrontata qui sul gruppo, vi dico soltanto che nelle policy di KDP non esiste un limite allo spostamento temporale del prezzo. Voi ipoteticamente potete prendere il prezzo, spostarlo ogni 24 ore, ogni 8 ore, ogni 6 ore, senza nessun tipo di problema. Riportiamo però sempre a quello che vi dico. Una cosa è fare una roba in regola e un'altra cosa è spiegarsi con KDP. Cioè, molte volte tutto quello che noi facciamo in regola, e fidatevi che ve lo dice uno che cerca di spiegare a KDP, KDP è ad ACX, quasi giornalmente, che le cose non sono come immagina, ma hanno delle fondamenta, hanno degli articoli loro, hanno delle regole, hanno una policy e tutto quanto. Però poi spiegarlo non è facile, non... Dovete capire che c'è una cultura diversa, ci sono degli orari diversi, ci sono delle interpretazioni diverse. Quindi, se potete, eliminate qualunque problematica che possa venire fuori. Poi decidete voi se applicare le policy ed assumervi le responsabilità oppure non applicarle, assumervi delle altre responsabilità. Poi, Michele, ciao Mamo, per il primo lancio mi consigli di partire subito con le ads? Allora, io le ads non le ho ancora trattate. Michele, non so adesso tu da quanto sei dentro. Non le ho ancora trattate perché le ads, purtroppo, ma per fortuna, hanno bisogno di un discorso molto, molto particolare. Anche lì, se avete imparato su qualche blog, su qualche sito, su qualche corso, di fare la campagna, lanciare l'automatica, lanciare la manuale, prendere i gruppi, dargli il bid, guardare ogni quanti clic, abbassare, alzare, non è quella roba lì. Scordatevela perché non funziona così. Sulle ads dovete cercarvi un corso sulle ads, perché darvi un input così senza ragione e farvi fare una roba senza spiegarvela. Le ads, può intervenire Giorgia se la sente, se ne ha voglia, vanno strutturate secondo un percorso ben preciso. Questo percorso deve partire dalla keyword. La keyword deve essere scelta correttamente. Deve avere un numero di risultati attaccabile e le keyword di backend devono darci una mano a fare in modo che la nostra keyword inattaccabile diventi super inattaccabile. Dopodiché, subito possiamo partire con le ads. Ma se viene a mancare qualcuno di questi fattori, l'equazione del libro vincente non funziona. È il motivo per cui io non vi sto spingendo a fare le ads. Le tratteremo, di sicuro le tratteremo perché ormai siete in tantissimi a farle. Gente che arriva da altri corsi, gente che ha delle nozioni diverse, tutto quanto. Quindi,
mi interessa che abbiate anche una visione, non sono uno scherzo, nemmeno che per il Conte. È vero, senza studiare bene tutto il resto ci si fa tanto male. Esatto. Quando Giorgia dice ci si fa tanto male, ve lo dice con cognizione di causa. Abbiamo fatto un test, non è stata diffusa la notizia, però abbiamo fatto un test per vedere una keyword non profittevole, o perlomeno come keyword, una buona keyword, però in una marea di risultati, 50, 56.000 erano, 60.000 risultati. Quanto costava quella a portarla in prima pagina? E vi assicuro, ragazzi, è costato un casino, ma veramente tanto, tanto è costato. Che come i social, potrei lanciare una sfida e portavalore a te dove prendi una call con te. Alberto, non è che io non voglio fare una call con te, non è quello che io mi sono prefissato. Mi sono prefissato di aiutare le persone secondo la mia esperienza, senza insegnargli niente, riportandogli la mia esperienza. Quindi anche a te non avrei niente io da poterti insegnare, neanche via call. Quindi ti porterei via del tempo per niente. Capisco che tu non possa usare i tuoi social, però se hai guardato i video e tutto quanto, tu dovresti crearti dei social che riguardano il tuo pen name e il tuo brand, quindi in quel caso non avresti un coinvolgimento, però sono scelte che puoi fare tu. Non posso dirti io qual è la tua situazione. Poi, altre domande, altre domande, altre domande. Ne avete fatte talmente tanti, ragazzi, che è impossibile ricordarmele. Però, a questo punto, io direi di tirare fuori il secondo nome. No, Eugenio, non si è ripagata nella maniera più assoluta, ma neanche sì, ci ha dati sotto del 40%, 40% secondo di sotto. La seconda persona che andiamo a premiare è un maschietto che se però io non vedo qua, quasi quasi non lo prendo. Fulvio Trainer è la seconda persona che è riuscita a vincere il contest. Quindi se c'è, dopo accogliamo anche lui e lo salutiamo. Poi, a proposito della famigerata keyword profittevole, io continuo a sbatterci la testa con non tante soddisfazioni, al massimo un 52 di SPT. Secondo te è decente? Allora, come vi ho detto altre volte, il tool di SPT è un ottimo tool, ma è fatto secondo gli studi americani o comunque stranieri. Vi ripeto quello che ho detto più volte: gli stranieri non fanno di KDP un business, per loro è un side hustle, loro lo prendono come una seconda entrata. Quindi un libro che per loro produce a costo zero 50 dollari al mese è un libro profittevole. E la cosa, se ci ragionate, è innegabile. Se io ho uno e questo uno lo faccio diventare tre, è un guadagno della Madonna. Gli americani la pensano così, ma a questo punto anche i tedeschi, anche gli svedesi e poi chi? Più o meno comunque anche i sudafricani, e più o meno tutti. Quando trovate una keyword che è profittevole secondo SPT, aprite la keyword e la sviscerate. Guardate se ci sono self-publisher che vendono, guardate quante ricerche ha, se potete inserirvi, guardate se siete in grado di migliorare il prodotto, leggete le recensioni degli altri, guardate se siete in grado di battere la competizione, perché ci sono magari soltanto due o tre libri sponsorizzati. Guardate se attraverso le recensioni. Se attraverso le recensioni riuscite a creare un prodotto che si va a inserire dove manca. Ricordatevi, e comunque ne parleremo, qualcuno magari ha già sentito parlare di Maslow. Maslow era uno psicologo che aveva l'hobby del marketing e aveva studiato, tra le altre cose, una famosa roba che è la piramide di Maslow. Nel tempo questa piramide di Maslow, che era la piramide dei desideri, è stata modificata e tutto. Però più volte è stata ritirata in ballo perché? Perché il funzionamento che va a spiegare è corretto. Noi andiamo a esaudire dei desideri. Quando vi dicono che andiamo a risolvere dei problemi, è vero, però i problemi che andiamo a risolvere sono riconducibili a un desiderio. Non mi ricordo di chi, c'è uno psicologo, se lo cercate in rete lo trovate,
che diceva: preferisci acquistare un trapano o comprare un buco nel muro? La maggior parte delle persone rispondeva di acquistare un trapano, ma il fine di acquistare il trapano era comunque il buco nel muro. Quindi alla fine quello che lui voleva dimostrare era che possiamo sì aiutare le persone, ma per rendere queste persone felici noi dobbiamo esaudire il loro desiderio. Per questo vi dico, guardate bene le recensioni, leggete sempre le recensioni dei competitor. Lo so che rompe le palle, perché mi rompo le palle anch'io, e quindi è normale che vi rompete le palle anche voi. Però è una cosa da fare. Avete altre soluzioni? Ci sono dei servizi che li pagate, vi dicono qual è la buyer persona, vi dicono qual è l'angolo d'attacco che dovete usare e tutto quanto. Però dovete spendere dei soldi. Se volete risparmiare questi soldi e investire, quindi fare in modo che il vostro lavoro diventi più profittevole, dovete metterci del vostro. Quindi sbattervi, impegnarvi a guardare le recensioni, rompersi le palle, guardare bene i titoli. Se c'è un libro bello che non vende, cercare di capire perché vende. Se c'è un libro brutto che vende, cercare di capire perché vende. Poi, grazie mille per l'analisi dei documenti low content, si intitolava Monte Your Story, che era il libro più fa la farai. Allora Alberto, con quel libro è venuto fuori un casino. Su un gruppo Facebook si è parlato di quel libro e purtroppo sono uscite delle notizie che non dovevano uscire. Quindi per il momento quel libro non lo tocchiamo. Sappiate che quel libro, come vi ho fatto vedere, è un libro molto profittevole, però purtroppo, come in tutte le cose, come recentemente in questi giorni, proprio in tutti i telegiornali ne parlano, il popolo italiano, più che avere ammirazione, ha invidia e rompe le palle per cose che non esistono. Avrete sicuramente visto il problema del Tigua, praticamente una persona che dà da lavorare a 1500 persone in giro per il mondo è stata attaccata dicendo meno male che ti sono volati via gli ombrelloni, meno male così la smetti di guadagnare dei soldi e tutto quanto. Questo fa parte del malcostume italiano. Invece di provare ammirazione per qualcuno che ha dei risultati, e qualcuno che ha dei risultati, di sicuro se tu gli chiedi una mano te la dà, e ve lo posso garantire, ma vi faccio anche un contratto scritto. Io non ho mai conosciuto nella mia vita una persona che ha avuto risultati e che una volta che io gli ho chiesto una mano, un parere, mi abbia detto no. Purtroppo non in tanti mi conoscete, ma chi mi è più vicino sapete che io ho delle amicizie, direi a livello commerciale molto influenti. La maggior parte di queste persone sono considerate dei pezzi di merda, senza usare mezzi termini, e io vi assicuro invece che sono pronti a darvi il cuore, ma proprio a darvi il cuore. Poi, se no mi perdo. Grande, conosco bene la piramide di Dio. Brava Manuela, esatto. Allora, sempre per il primo lancio consigli di pubblicare nei vari mercati o solo in uno? Allora, Michele, dove c'è profittabilità, buttati e pubblica. Se ti dicono che il tuo libro, se ti dicono, se tu analizzi la situazione e vedi che il tuo libro può vendere bene in Uganda, fai il libro e pubblicalo in Uganda. A livello di statistica, siccome l'impegno che ci mettete a produrre un prodotto, un libro, è uguale sia che lo facciate in italiano, che lo facciate in tedesco, che lo facciate in francese e in spagnolo, se parliamo di low content o di no content, naturalmente è diverso il discorso se parliamo di libri full content, ma per il low content lo sforzo che fate è lo stesso. Appena appena, se non siete madrelingua di quella lingua, può essere un pochino di più. Però il bacino di utenza a cui andate a attingere non è paragonabile, è una roba, cioè un libro in America, un libro in Italia ha due direzioni. Una che va in pianura, l'altra invece che va in discesa di brutto. Quindi, se potete, dedicatevi al mercato americano. Lo so che tutti vi dicono pubblicate in Italia, pubblicate in Germania, pubblicate in Francia, si fanno i soldi, adesso qui non ci sono self-publisher. No, non è così. È sempre rapportato. Se io ho un pubblico in America di 1000 persone interessate al libro su Instagram, venderò 10 copie. Se lo faccio in Italia, venderò una copia su Instagram, ma ci sarà un competitor. Quindi non è che c'è meno competizione, è sempre rapportato all'utenza.
Non vi devo vendere una traduzione in tedesco io per dirvi che il mercato tedesco è profittevole. Com'è che devo farvi capire queste robe? Oh, mi sembra veramente ogni tanto di... Vabbè, comunque. Max, per il lancio pubblicazione sono indispensabili 5-10 review per acquisire la Sales Velocity. No, allora, anche questa storia della Sales Velocity è importante, però abbiamo dimostrato più volte che non è indispensabile. Può sembrare poco la differenza, ma tra indispensabile e importante la differenza è tantissima. Un'altra cosa che più volte abbiamo detto è che la sales velocity noi ce la mangiamo, perché se abbiamo strutturato il nostro marketing come va studiato, come va strutturato, noi ci troviamo all'uscita del libro, che ragazzi ne abbiamo di recensioni. Guardate, qui dentro nel gruppo c'è una che ha fatto un gruppo con 10.000, sì, più di 10.000, 10.000 utenti da soli, senza comprare un servizio, senza avere un media manager e tutto quanto. Solo in che modo? Facendosi il culo. Purtroppo continua a essere una roba brutta da dire, ma è questo il segreto. Non ci sono altri segreti. Sì. Oh, ragazzi, permettetemi di fare uso privato di mezzo pubblico come Facebook. Devo ringraziare Simone Protani, il romanaccio tedesco, che mi ha mandato un bicchiere per bere la birra e fare in modo che non si sgasi tutto quanto, che avevo visto in una sua foto, e l'ho apprezzato un casino, e quindi ci tenevo a ringraziarlo. Poi, forse la conosco, grazie mille. Come sta avanzando il libro che avevi lanciato con quel team di publisher che stava testando un nuovo tool? Cosa ti ha insegnato questa esperienza? Alberto, se hai seguito, quel libro era una prova per vedere quel tool sarà profittevole. Il problema di quel tool, che è venuto fuori, infatti, è stata fermata la vendita di quel tool, è che era molto buono il tool, ma troppo buggato, cioè non avendo fatto uno sviluppo sul campo, ma avendo fatto soltanto uno sviluppo, tra l'altro in India, ogni tre operazioni due si bloccavano, rischiavi di lavorare per una settimana e poi per un'operazione sbagliata perdevi tutto quanto. Allora, la persona, i due sviluppatori di questo sito, non la persona, perché sono due sviluppatori, uno si occupa di marketing e l'altro di software, hanno bloccato nuovamente la vendita di questo tool. Appena sarà comunque disponibile, io vi farò vedere come funziona e tutto quanto, anche perché c'è il prezzo, perché è un tool che andrà in vendita, penso, intorno ai 70-80 dollari, e permetterà di fare tanti libri non interattivi, activity book. Soprattutto per le fasce per età, da 3 a 5, da 4 a 7, tutto quanto. Però, come al solito, siccome è una roba che non va, per ora non ve ne parlo. Angelo, ciao mamma, mi hai detto fa, ti avevo scritto su WhatsApp per info. Scusami Angelo, ma purtroppo non prendetela come una cattiveria. Però non riesco, fisicamente non riesco a rispondervi, ragazzi, quindi... E poi, come sapete, i messaggi che arrivano sopra mandano dietro tutti gli altri e quindi faccio la figura di quello che se la tira. Invece, chi mi conosce sa che io non me la tiro per niente. Anzi, Angelo, manda un messaggio sul gruppo, scrivi sul gruppo e sicuramente ti risponderemo io, Giorgia, qualcun altro. Ormai hai l'imbarazzo della scelta, sono tutti diventati super competenti e tutti precisi. Poi, ragazzi, nei 100 messaggi nel tempo di una coccazia. Non potevo dirlo io perché sembra che poi me la tiro, quindi fate voi i conti quanto ci vuole bere una Coca Zero. Quindi. Poi, che altro dirvi? Credo che sia il momento di affrontare meglio alcune cose. Se avete delle idee di cose che secondo voi vanno sviscerate, fate un post o qualcosa del genere. Vedo che ultimamente il discorso delle keyword di back-end è uno dei più baccagliati. O avete poco chiaro il sistema, o ne ho parlato poco io magari. Quindi una di queste cose che vorrei affrontare prossimamente è questo delle sette keyword. Poi, ho due content di una pagina, uno hit e l'altro che in Italia dove serve, non so dove serve, io vendo poco o niente anche se sono sotto di loro. Ho due in prima pagina, uno hit e l'altro. Ok, sei in prima pagina,
Ma loro vendono per che motivo? Hai analizzato le recensioni che hanno, la storia che hanno, se sono delle case editrici, se sono dei self-publisher, se hanno dei prodotti che tu non puoi proporre, se danno dei contenuti che richiamano i tuoi, che tu richiami loro, ma che non sono la stessa roba. Proprio ieri parlavo, ragazzi, con un amico che lui è un chirurgo plastico e voleva fare dei libri sulla chirurgia plastica. Sulla chirurgia plastica, lui è specializzato in maxillofacciale, quindi tutta la parte che riguarda la muscolatura della faccia. Però analizzando la cosa era impossibile perché la produzione sarebbe costata uno sproposito. Anche se lui avesse dovuto disegnare soltanto le tavole, sarebbe venuto fuori uno sproposito. Eppure c'è gente che in maxillofacciale vende, ma è gente che ha iniziato a vendere 5-6 anni fa, che magari con dei professori universitari ha portato avanti delle tesi, delle robe varie, e si è trovato un prodotto in mano. Quindi non sempre essere in prima pagina è una cosa che va bene. Un'altra cosa che mi viene in mente, Max, è quante ricerche ci sono per quei libri. Perché se tu mi vai a fare un libro dove siete in 10, ma ci sono 5 ricerche al mese, e ve dovete dividere le 5 ricerche al mese, ve le dovete dividere in 10, quindi vedrete uno ogni 2 giorni. Daniele, ok. Libri identici come i miei sono self-publisher, ovviamente hanno più recensioni, dipende solo da quello. No, dipende solo da quello, no, perché le recensioni compratele, tanto lo dicono tutti, compratele. Però ormai la gente, vi assicuro, che è in grado di riconoscere recensioni false. Chiunque vi vende dei servizi di recensioni e vi dice che sono recensioni fatte da lettori e tutto quanto, vi dice una cagata, vi sta vendendo un'illusione. Se volete, vi do io qualche applicazione che in America va fortissimo. Attraverso il telefonino tu apri il libro e direttamente ti dice quante sono le recensioni vere e quelle che sono false. Addirittura adesso ne è uscita una che ti dice la qualità delle recensioni. Quindi capite che 10.000 ricerche. Max, lo vediamo, lo vediamo. Non hanno community. 10.000 ricerche. Italia ricerche 3.000. Lo vediamo perché se tu non vendi, sei in prima pagina e il prodotto è uguale, qualcosa sfugge. Perché capisci che. Luca, più che la domanda ti ringrazio perché noi due semplici commessi possiamo ogni minuto libero a creare la content, impastinazione, brand name, soddisfazione. Luca, oh. Mi fa piacere, Luca, che tu dica questa cosa. E non ho ancora visto Cristina, mi dispiace per l'infortunio che ho avuto, poverina, siccome ci sono passato, mi dispiace darle un abbraccio. Sono felice di questa cosa. Con Luca e Cristina ci siamo scambiati 2 o 3 messaggi, non di più. Però cosa è successo? Che Cristina aveva le idee molto, ma molto, ma molto chiare. Come ve lo spiego? Lei non mi ha chiesto: posso fare questo, devo fare questo, quest'altro. Cristina mi ha presentato una roba e mi ha detto: mamma, questa cosa io la voglio fare. Ho pensato di farla in questo modo, questo modo, questo modo. Cosa ne pensi? Di quello che loro avevano pensato, io gli ho dato il consiglio su una singola cosa, perché il resto l'avevano già calcolato bene. In che modo? Avevano studiato tanto la persona che doveva essere il loro acquirente, il desiderio che dovevano colmare. E fidatevi che nel loro caso, quando si parla di desiderio, si parla veramente di un desiderio. E loro sono. Io l'ho rotto io il dito in modo che continui a stare a casa a creare lo content. Che bastardo che sei. Loro hanno fatto un'ottima ricerca del target che volevano colpire. E sono stati anche in grado, durante la diffusione del prodotto, di modificare e ampliare quello che stavano facendo. Mi fa piacere perché? Perché loro non hanno nessuna esperienza di publishing, nonostante Luca abbia un fratello che è un top self-publisher da tanti anni ormai, però so per certo che si è affidato soltanto allo Content Café e quindi questo mi rende super felice. Grazie ragazzi. Poi, ok. Che ora abbiamo fatto? 22:40. 22:40, io quasi quasi vi direi anche il terzo premiato. Che dite? Ok,
Oh Ale, ciao mamma, una domandina statistica. Ormai che per i low content hai tutto il sistema ben strutturato e adibito a dovere, quando esci con 10 titoli, vai a profitto serio su quanti dei 10? Nel senso, l'essere master del sistema in tutta la rete riesce a superare dove... Sì, la legge di Pareto viene assolutamente infranta, però c'è da considerare una roba. La persona che collabora con me, Francesco, per chi lo conosce, è una suocera incazzosa, cioè prima di fare qualunque cosa la valuta 100 volte, esattamente il mio contrario. Io se vedo che una roba mi può ispirare, mi butto dentro. Lui invece, figo, un martello, è un martello e quindi diciamo andiamo più a colpo sicuro. Non ti posso parlare più dell'80-20, ma senza ombra di dubbio del 50-50, sì, proprio senza ombra di dubbio. Poi, mamma, una domanda: ti ricordi quel problemino con KDP Spy da Bolt che si caricava per 1 o 2 secondi? No, allora, però ti faccio vedere su... Ah no, il telefono no, perché lì hanno dei problemi seri con i server a Bug Bolt, ma problemi seri, ad esempio, che mandano mail random, il programma va giù, hanno dovuto interrompere lo sviluppo. Yara, sei qui, non penso che sia live, però se è live può dirvi qualcosa, c'è da portare un attimo di pazienza. In questi giorni, come avete visto, per chi non l'ha visto, tanti programmi si sono bloccati. Si sono bloccati perché c'è stato... È in rollout, non è ancora effettivo, ma qualcuno l'ha già ricevuto. Io, ad esempio, l'ho già ricevuto. Un nuovo aggiornamento di Windows che va a prendere tante robe sulla privacy, e queste robe sulla privacy andranno a prendere tutti i gruppi dove c'è dell'interazione, quindi tutti quei siti dove c'è un forum, dove c'è uno scambio di robe e tutto quanto. Per ora dovete portare pazienza su tutti i software. Secondo me ci vorranno ancora 10 giorni almeno, però. Io l'ho ricevuto ieri, sì, ieri io l'ho ricevuto e devo dire che veramente, veramente Windows questa volta ha fatto una bella cagata. Una bella cagata perché è diventato tutto un casino. Poi, Eugenio, mamma, per te un low content è profittevole quando genera quanto in termini di denaro? Una volta che per me ha generato un incasso superiore alla spesa, è profittevole. Poi di quanto diventa molto o poco profittevole, quello dipende da ognuno di noi. Più volte ho fatto l'esempio dei full content che voi siete abituati a produrre, voi o chi li fa, tu li hai fatti, quindi un libro di qualità, perché la qualità è indispensabile, da 18.000 parole, che tra copertina e tutto almeno viene a costare 1.000 euro ormai. 1.000 euro, se va bene, vendete non so quanto, se va male però siete sotto di 1.000 euro. Con i low content, se va bene, vendete. Se andate sotto, siete sotto di 2 euro, 5, 10. Se fate il rapporto al contrario, capite che sulla bilancia il guadagno che dà un low content e un full content in base all'investimento non è paragonabile. Vince a mani basse il low content senza nessun tipo di problema. Se tu mi chiedi qual è il mio target economico, io provo a produrre libri che mi diano circa 800.000 euro al mese. Di questi 800.000 euro al mese ci sono dei libri che li fanno, ci sono dei libri che ne fanno 4.000, ci sono dei libri che ne hanno fatti, che non lo fanno più, ne hanno fatti 8.000 in un mese, ma ci sono anche libri che fanno 200, 100. Guardavo un cazzo esperimento sul mercato italiano che ci ho messo una cifra, ma sto mese ha fatto 300 euro. Che va benissimo, è un ottimo guadagno perché ho investito 10 e ho guadagnato 300. Ma lo sforzo che io ho fatto, secondo me, se l'avessi fatto sul mercato americano, mi avrebbe prodotto di più. Tutto lì. Poi. Con questa tua affermazione del 50% dei vari gruppi, altro che il principio di Pareto. Sì, Giuseppe, è vero, però sai qual è la differenza? Che io non ho nemici, tu non troverai mai nessuno che ha... E come dico, quando una cosa secondo me è sbagliata o quando una cosa secondo me è giusta,
dovete imparare un po' a valutare questa cosa. Vi ripeto sempre, io ho massima stima per tutti coloro che vendono Facebook user. Grazie per quello che hai detto. Ah, sarai Cristina tu, la donna con 9 dita al posto di 10. Si è rotta un mignolino, povero. Dovete valutare sempre quello che vi viene detto. Valutarlo e contestualizzarlo. Se io vendo poltrone e divani, non potete accusarmi di dire che io sono aperto tutti i weekend, che questo è l'ultimo weekend, da domani si chiude, solo per questa settimana sconto 50%. Perché? Perché io lo faccio da 4 anni e se continuo a farlo o sono un pirla o funziona. Stessa roba, un formatore che vi dà delle informazioni e lo fa da tanto tempo, sia che ha risultati o meno, se continua a farlo dovete dargli almeno il riconoscimento di aver fatto una cosa corretta, perché se no o è stupido o ha un guadagno ricorrente, quindi è il suo lavoro. Non avere un'opinione diversa dalla mia non vuol dire per forza essere dei coglioni, perché potrebbe essere anche il contrario. Se io ho un'opinione diversa da un altro, sono io il coglione. È soltanto avere delle opinioni diverse. Poi i vantaggi di seguire uno, di seguire l'altro, di comprare un corso, di non comprarlo e tutto quanto, quello sta a voi, non sta a me dirlo, lo posso fare io dove riesco e aiutarvi. Un'altra cosa che mi è venuta in mente è uscita la promozione di Canva per avere l'annuale a 9 euro al mese. Sono 50 slot, 50 persone, di queste 50 però 7 le abbiamo usate noi dello staff, diciamo, quindi rimangono 43. Più tardi vi metto il link, è un link che mi era sfuggito, grazie a Claudia, che ringrazio pubblicamente, sono andata a riprenderlo e dopo ve lo pubblico. Cos'ha di buono? Ha di buono che vi togliete dalle scatole le ricorrenze e tutto quanto. Perché? Perché 9 euro al mese le riprendete con un libro, sempre se lo fate, perché sennò, come vi dico sempre, se non vi mettete a lavorare, anche i 9 euro sono buttati, perché se spendete qualcosa per un software che non usate, sono buttati. È il motivo per cui non vi dico di non comprare Adobe, non prendere Photoshop, allenatevi con quello che avete. Sapete usare PPT? Usate PPT. Sapete usare Canva? Usate Canva. Ma dovete stancarvi a usare i problemi. Mamma, per vari motivi sto per chiudere la LTD, però voglio continuare per un periodo con conto da privato. Giusto il tempo di organizzare la ripartenza, quando hai tempo. Sì, Simo, però per te è una cazzata. Allora, Alien 10, stesso discorso di prima di Windows. Se guardate le mail, se siete iscritti alla mailing list di Alien 10, vi sta mandando mail che non dicono niente. Vi dicono facciamo questo, facciamo quello, facciamo quest'altro, oggi vi faccio vedere questo, ma non dicono niente, perché anche loro stanno aspettando. A me Canva mi blocca la creatività, perché tu Simo, cazzo, non ti puoi mettere a lavorare 8 ore in una notte e buttare dentro 100 progetti in una notte. Devi darti dei tempi, anche perché tu sei tra quelli che si sbatte di più e devi iniziare a lasciare correre un po' il prodotto e guadagnare dei soldi. Poi comunque ne parliamo di questo. Poi, chi ha già Canva Pro a 12,90 può usufruire di quella promozione? Sì, l'unica cosa che devi fare, Giovanna, se pensi di passare alla promozione di 9 euro al mese, devi scaricarti tutte le licenze che hai acquistato con quella a 12,90, perché ti verrà aperto un nuovo codice, quindi tutte le licenze vecchie poi non le troveresti. Quindi chi passerà all'annuale a 9 euro, si scarichi tutte le licenze vecchie. Poi, cosa dovevamo dire? Volevo ringraziare tutti quanti, perché vedo, forse l'ho già detto all'inizio, che siete collaborativi, veramente tanto collaborativi, e questa roba ha destato dell'interesse anche all'estero, e sono arrivati complimenti per voi, perché il gruppo è tra i gruppi più collaborativi che c'è sul self-publishing. Questa roba, non so come dirvi, però mi fa piacere, perché vuol dire che l'ambiente che si è creato è sano. Diciamo, sicuramente c'è dell'invidio, robe varie, è inevitabile che c'è chi lo nega, è stupido. Però secondo me è tra i gruppi più sani e collaborativi.
Poi, in che senso le licenze? Allora, quando su Canva tu scarichi un prodotto o qualcosa, ce li hai riservati al pro e riservati invece gratuitamente. Se vai a guardare, se fai mi sembra che sia nelle impostazioni, nelle proprietà, ti dice quale di queste immagini stai usando. Tu ti fai una schermata. Se un domani ci dovesse essere un problema o robe varie, perché un'immagine è passata da gratuita pro o da pro a gratuita, tu hai la tua schermata con la data del PC, dici: no, no, signore, quando l'ho usata io era pro, oppure quando l'ho usata io era free. Tutto lì. Grazie a te, Giorgio, per lo sbattimento. Giancarlo, grazie a Giorgio perché è lei che si sbatte. E non gli è stato chiesto, lo fa perché gli fa piacere essere d'aiuto a voi e a me e a tutti quanti. Stavo per dire che secondo me si sbatte anche troppo perché alla fine. Non ha, secondo me, Giorgia non ha il riconoscimento che merita in molte situazioni. Però, vabbè, è così. Lei sa che da parte mia c'è tutta la stima del mondo, è un affetto incredibile perché penso che sia tra le persone, più buone d'animo che io conosco. Fine del discorso. Poi. Ok. Madonna mia, ragazzi. Ma Shaolin, invece tu come sei messo a produzione? Mi dici cosa stai facendo? Perché tu cazzo fai sempre 2000 robe e poi sparisci nel buio? Shaolin è un altro di quelli ragazzi che ci conosciamo a livello di publishing, boh, 3-4 anni, penso. Oh, grazie Stefano, sono contento. Sono contento. Ah, ecco cosa volevo dire. E volevo ritornare un attimo al Q4. E adesso avete un paio di nicchie che potete battere a tappeto, che sono il ritorno all'ufficio, back to office, e il ritorno a scuola, back to school. Queste due nicchie, avete solo l'imbarazzo della scelta, potete fare mille prodotti diversi, ma mille veramente, dalle agende, ai libri a colorare, a plan, qualunque cosa, prendetevi quelle nicchie, vi fate un foglio Excel dove vi segnate tutte le keyword che trovate sui titoli, sui sottotitoli, nelle descrizioni e ve le andate a analizzare. Vedrete che trovate un casino di roba e questa roba ve la portate tranquillamente fino a metà novembre. A metà novembre, quando inizieranno a vendere i gift card per fare i regali di Natale, lì magari caleranno un pochino, però inizieranno a partire gli altri. Poi, non scordatevi Halloween. Halloween è una festa molto particolare in America, non è come da noi. Halloween è forse tra le feste più festeggiate in America, è proprio una festa grande per i bambini e tutto quanto. Anche lì avete l'imbarazzo della scelta. Quello che però vi consiglio è che per Halloween, grazie a Creative Fabrica, potete trovare di tutto, ma di tutto, di tutto. Dalle immagini da colorare a libri, activity book, tutto, tutto, tutto. Potete veramente trovare di tutto. Basta fare una ricerca per Halloween. Poi, sinonimi. O aggettivi vari o parole che c'entrano qualcosa. Se cercate qualcosa su Halloween, probabilmente andrà bene anche cercare qualcosa su zombie, su creepy, su che ne so, ghost, roba del genere. Dovete andare sotto di brutto e cercare le keyword di quello che volete fare. Il prodotto poi si trova. Su Creative Fabrica ogni giorno vengono inseriti 400 nuovi pattern, 400 nuove inserzioni e tutto quanto, quindi ce n'è veramente da far paura. Altre cose che volevo dirvi, volevo ringraziare Michele Taverna, il socio di Alfio Bardolla, perché lui, come qualcuno sa, perché qualcuno di voi è anche nel suo corso, è diventato ormai l'esperto numero uno, di Etsy in Italia.
più volte mi ha offerto la sua collaborazione per parlarvi di Etsy, ma per colpa mia non sono riuscito a pianificare. L'ultima volta ci siamo visti, dovevamo fare questa cosa, invece siamo finiti a cena, ma perché non ci vedevamo da un po'. Anche questa è una cosa che però mi segno di portare avanti e di fare. Adesso penso che tra una decina di giorni loro si trasferiranno, lui e Chiara. Però appena si stabiliscono a casa nuova, poi subito attacchiamo anche questa roba. Poi direi a questo punto di dare il terzo nome estratto. Intanto Fulvio non lo vedo, ai 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 ai, non so se si merita il premio. La terza persona estratta, ragazzi, sempre per lo stesso discorso di prima, è una persona che con i social ci ha lavorato e ha avuto i suoi risultati, anche nel semplice post riguardante un contest. Sto parlando di Jessica Berti, che sono sicuro che c'è perché l'ho vista prima. Quindi complimenti anche a lei. E ribadisco i tre vincitori, Jessica, Giulia e Fulvio. Verrete contattati per fare un gruppo WhatsApp e basta. 22:56, è passata un'ora. Il mio caffè è quasi finito, sì. Vi invito, allora, se producessi il rapporto in letto in quanto sono procrastinatore sarei già nei libri di vita, invece il rapporto è inverso, quindi è una guerra tra l'identità entro di me, io e Charlie, ma devo vincere Charlie, non c'è alternativa. Sì, dobbiamo parlare anche di questa procrastinazione, quindi segnatevi, secondo me le cose da affrontare sono la procrastinazione, come combattere la procrastinazione che in questo lavoro è la cosa peggiore che c'è. Tutte le volte che avete un'idea e dite lo faccio dopo, quell'idea è persa. Non la riprenderete mai più in mano, perché l'enfasi che avete nel momento in cui ci state pensando non la recupererete più. Poi, abbiamo detto, l'altra cosa da affrontare cos'era? La piramide di Maslow, poi c'era un'altra roba che abbiamo detto, boh, se vi viene in mente però, vi faccio notare una roba, guardate, proca che, Simo, che vuol dire proca che? Ah, ecco cosa volevo dire. Volevo ringraziare, ma anche questo forse l'ho già fatto. Ah. Procrastinazione. Procrastinare, Simo, vuol dire quando perdiamo del tempo, quando diciamo una cosa la faccio dopo oppure la faccio domani. Invece, bisognerebbe sfruttare la regola del qui ora adesso, perché è il momento in cui le nostre sinapsi, i nostri nodi di REM, le cellule cerebrali sono più attive verso quel pensiero. Questa penso che sia una delle. Ah, ecco, brava Cinzia, le sette keyword. Quindi dobbiamo affrontare sette keyword: procrastinazione e qualcosa sul marketing. Preferite che lo facciamo in diretta o facciamo dei video? Perché anche lì così possiamo fare quello che vogliamo. La diretta purtroppo mi sembra che un orario più adeguato sia sul tardi dopo cena perché tutti avete un altro lavoro e quindi così. Se invece facciamo dei video su YouTube, praticamente potete vederli quando volete. Allora, video 7 kg, adesso procrastinare 7 kg, procrastinare, complimenti. Porca. Bene, bene. Ragazzi, che dire? Grazie ancora. Vi auguro che l'estate vi abbia portato consiglio, che vi abbia dato modo di ricaricare le batterie per chi le aveva scariche o vi abbia dato quello spunto in ampere che vi mancava per fare la scintilla giusta. E abbiamo da fare, abbiamo da lavorare. Qua c'è un casino di roba da analizzare. No. Questi sono tutti prodotti da vedere, valutare, guardare, fare, disfare. Bisogna applicarsi, bisogna mettersi dietro, ragazzi. Per me, spero che capiate una cosa, era più facile dirvi citofonate a Eugenio, vi fate fare un libro, oppure chiamate Giorgia e vi fate fare il copy. Sono tutti servizi a pagamento. Dovete imparare che nella vita avete solo due possibilità: fare e pagare per fare. La scelta è vostra, soprattutto per quelli che fanno low content, per quelli che fanno full content, sapete che pagando si può ottenere tutto, quasi tutto più o meno, anzi io direi tutto.
quindi la scelta è vostra. Ok? Ragazzi, grazie a tutti. Buonasera a tutti, grazie ancora e buon caffè a tutti. Ciao.